Liberamente parliamone quest'oggi con piacere, si ricollega con l'onorevole Nunzio Angiola. Ben ritrovato, onorevole. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti i telespettatori di Telemag, questa nostra importantissima, fondamentale emittente del territorio murgiano. Onorevole, la troviamo bello sorridente, rilassato, quindi la campagna elettorale le ha fatto bene, stare in azione le fa bene. Gino, mi stai un po' spottendo, eh? No, no, non mi permetterei mai di mancare di rispetto a un parlamentare, ci mancherebbe. Io prendo atto di quello che vedo, tranne se non c'è un trucco nel collegamento, ma noi non trucchiamo nulla. Onorevole, ci sono grandi altri network che provvedono a fare i trabocchetti, i trucchettini. Noi dobbiamo essere, come si suol dire, terra a terra, dobbiamo riflettere quanto accade nel nostro territorio e noi dobbiamo essere alla mano, onorevole. Assolutamente, bisogna essere veramente alla mano perché i nostri telespettatori apprezzano, ecco, il tentativo di avvicinare le istituzioni alle loro case, alle loro persone. Sì, è vero, mi trovo abbastanza in buona forma, perché il mio partito è un partito che sta lavorando e sta producendo risultati. Il risultato più eclatante, più importante è stato quello che ha conseguito il nostro leader politico Carlo Calenda nella città di Roma alle ultime amministrative, dove la lista Calenda Sindaco è risultata la lista più votata in assoluto e con il 19,07%, un'unica lista, senza liste apparentate, senza liste strascico, senza liste civetta, un'unica lista, quella nostra, che ha fatto registrare il 19,07%, mentre la persona di Carlo Calenda come candidato sindaco ha fatto registrare il 19,81%, quindi un risultato veramente clamoroso, un risultato importantissimo che abbiamo registrato. E se pensate che siamo andati da soli, senza appunto senza liste a sostegno, questo è un risultato veramente, veramente molto importante nella capitale d'Italia. E devo anche dire che, e non temo smentite da questo punto di vista, noi al secondo turno non ci siamo apparentati, però il nostro leader a livello personale, a titolo personale, assolutamente ha dato un'indicazione chiara di votare Gualtieri. Quindi dobbiamo ritenere che Gualtieri del Partito Democratico oggi, se è diventato sindaco, questo lo deve a noi. È un dato oggettivo, è un dato di fatto. Quindi abbiamo concorso in maniera determinante all'elezione di Gualtieri a sindaco della capitale d'Italia, anche se non abbiamo accettato alcuna apparentamento al secondo turno. E da questo punto di vista siamo molto, molto coerenti, perché a noi non interessano le poltrone, a noi interessa il progetto politico, un progetto politico che abbiamo messo in piedi su Roma di tipo civico, aperto a tutti gli apporti, sia del centro-sinistra sia del centro-destra, e che ha catalizzato veramente tantissima attenzione. Quindi avevamo detto che non ci saremmo apparentati e poi di fatto non ci siamo apparentati. Nelle altre amministrative abbiamo a Roseto degli Abruzzi un sindaco che è stato eletto un sindaco di Azione, abbiamo fatto un discreto risultato in diversi altri comuni. Anche sul territorio regionale, questa emittente viene ricevuta, ecco, perfettamente anche nel territorio di Capitanata, per esempio. A Manfredonia, in territorio di Capitanata, abbiamo fatto più del 5%, un bel risultato con la nostra lista Azione, con Carlo Calenda, a sostegno di Tommaso Rinaldi, sindaco. Un 5,13% è molto importante, in quanto si colloca ben oltre quelle che sono le migliori stime, quelle più lusinghiere che riguardano il partito Azione a livello nazionale. Quindi posso senz'altro dire che è stato un primo test elettorale molto interessante e molto lusinghiero.
continuano ad entrare consiglieri comunali in azione. Di recente è entrato in azione un consigliere comunale molto stimato e molto conosciuto, Pierluigi Marino, Gigi Marino, che ha costituito il suo gruppo di azione nella città di San Severo. Prossimamente passeranno ad azione anche altri consiglieri comunali in provincia di Bari e vi terrò informati da questo punto di vista. Grazie e approfitto dell'occasione, visto che parliamo del leader e quindi di Calenda, per approfondire quanto sta accadendo a livello europeo, nel senso che si è deciso di lasciare il gruppo dei socialisti democratici europei. Come mai questa scelta? Ti ringrazio Gino per questa domanda che mi hai fatto, perché interessa molto i telespettatori. Perché Calenda abbandona il gruppo dei socialisti e democratici europei per passare nel gruppo Renew Europe? Perché alla base di tutto c'è la nostra visione, la visione di azione in merito al fatto di poter collaborare o meno con i 5 Stelle. Noi ricordo a tutti i telespettatori che il partito nasce quando il Partito Azione nasce quando il Partito Democratico decide di sposarsi con quel partito, il Movimento 5 Stelle, con cui aveva sempre giurato che non avrebbe mai fatto alcun accordo politico ed elettorale. Vi ricordate il partito di Bibbiano, peste e corna dette dai 5 Stelle nei confronti di tutti gli esponenti e di tutta la linea politica del Partito Democratico? È una storia recentissima. Calenda aveva sempre, come posso dire, messo in guardia il Partito Democratico, dicendogli che non avrebbe accettato che il partito finisse nelle braccia del Movimento 5 Stelle, perché si trattava di due visioni politiche antitetiche, visioni di tipo populista che mai sarebbero potute andare d'accordo con le visioni del Partito Democratico. Quando all'epoca del Conte 2, del secondo governo Conte, il Partito Democratico decise di fare l'accordo con i 5 Stelle, Calenda e Matteo Richetti abbandonarono il Partito Democratico. Allora, per fondare di lì a pochi mesi il Partito Azione. Bene, quando adesso, e quindi vengo alla tua domanda Gino, che mi pare una domanda assolutamente sensata, interessante, quando adesso Enrico Letta è diventato il regista sostanzialmente di un ingresso del Movimento 5 Stelle nel gruppo dei socialisti e democratici europei, ecco, questo ha fatto sì, e questo secondo Carlo Calenda, che ne faceva parte di questo gruppo dei socialisti e democratici europei, questo è stato un errore madornale, perché lui ha sostenuto, Carlo Calenda ha sostenuto, che il Partito Democratico non poteva andare insieme ad un Movimento 5 Stelle che ha sempre, sempre avuto posizioni no euro, un Movimento 5 Stelle che ha sempre avuto posizioni sovraniste nella politica monetaria, nella politica economica, quindi non poteva il Partito Democratico andare insieme ad un Movimento 5 Stelle che aveva fatto un governo con i sovranisti della Lega. E quindi l'aveva detto e l'ha fatto. Appena si è saputa questa notizia, ha detto: io oggi stesso entrerò in un altro gruppo parlamentare potentissimo a livello europeo, che è quello del Renew Europe, cui contribuisce l'ALDE, cioè l'Alleanza Liberal Democratica, che è il partito di Michel, il presidente del Parlamento Europeo, di alcuni componenti della Commissione Europea. Aderiscono a questo gruppo a diversi capi di Stato e di Governo di paesi europei, quindi è un gruppo parlamentare assolutamente molto molto presente in Europa e molto ma molto forte. Ecco, quindi spero
di aver chiarito ai telespettatori che la decisione di Calenda è assolutamente coerente e conseguenziale rispetto a quello che lui aveva sempre detto e che poi di fatto, ecco, si è verificato questo. Cioè, il Partito Democratico, sotto i buoni auspici di Enrico Letta, accoglie, ecco, il Movimento 5 Stelle nel gruppo europeo di cui fa parte, e Calenda aveva sempre detto: io a questo punto abbandonerei i socialisti democratici. Adesso approda al Renew Europe, questo grande gruppo che accoglie famiglie politiche europee importantissime che emanano capi di Stato e di governo in diversi paesi europei.